È morto a Roma Enzo Garinei, aveva 96 anni, attore di oltre 100 film, esordì con Totò nella sua lunga carriera, tanto teatro e anche televisione. Virginia Volpe. Ti fa gli auguri di buon anno. Buona Pasqua. Deve avere almeno un po' di piaggio, un po' di mare. Ma se basta ancora farmi ridere, allora merita un plauso. Le canzoni e gli sketch, il talento di Enzo Garinei, la sua risata contagiosa, per il pubblico era come un amico. Pioniere della TV, l'ho vista nascere e mi è piaciuta subito, diceva sempre. Scusi, signore, vuol togliere l'ombrello dall'occhio? Grazie tanto. Al cinema, dal bianco e nero ai colori, per un totale di oltre 100 film. Sul set con i più grandi, Gassman, Steno, Castellano e Pipolo. Gli esordi promettevano bene in un film con Totò. È stato un colpo. È stato colpito al cuore. Colpo al cuore? Oh, poverino, quanto mi dispiace. Lui ci teneva a essere chiamato principe. Seppe che io stavo studiando all'università, mi mise questa mano sulla spalla e mi disse: dottorino, come state oggi? Attore e doppiatore a 96 anni con l'entusiasmo di un ragazzo. C'era una volta, anzi c'è, o meglio ancora potrebbe esserci. La voce di Dio nell'ultimo Aggiungi un posto a tavola, commedia musicale firmata dal fratello Pietro Garinei. Del resto il teatro era una cosa di famiglia. Testone, aggiungi un posto a tavola, non vedi che sto arrivando?